Rashid, la maglia la si toglie molto volentieri al 95esimo quando sei l'ex di turno. No, ma sì, è stata una bella soddisfazione, insomma, far gol al 95esimo, anche se diciamo normale che c'era un po' di emozione, sai, comunque essendo una contro una ex squadra, e al 95esimo mi sono preso questa responsabilità, nonostante comunque i rigoristi siamo io e Andre, e quindi bene, dai, abbiamo raddrizzato una partita che secondo me meritavamo qualcosina in più, perché visto il primo tempo che abbiamo preso un palo, abbiamo preso una traversa, il tiro di Porcari è uscito di poco, quindi era ingiusto perdere oggi, però siamo stati bravi, nonostante abbiamo fatto un po' di confusione verso la fine, però ci ha portato al pareggio meritato. C'è comunque un po' da riflettere, perché se non arrivava il pareggio probabilmente eravamo qui un po' preoccupati nel secondo tempo, che non è stato giocato benissimo, anche se la voglia c'è stata. Sì, la voglia c'è stata e c'è sempre, è normale che rimani un po' deluso magari a livello psicologico col fatto che sai che hai fatto un grande primo tempo, che meritavi poi rientrare e prendere gol, è normale che un po' abbiamo accusato la cosa, poi ce l'abbiamo messa tutta, sapevamo che potevamo rimontarla come abbiamo fatto a Sant'Arcangelo, quindi ci è andata bene. Non manca il coraggio al mister, sembra, no? Nel mettere tanti giocatori offensivi, è la seconda volta che vediamo. Ma noi abbiamo un reparto offensivo molto, molto, molto valido, con giocatori con diverse caratteristiche, quindi sappiamo che quando mettiamo tutti questi attaccanti dentro gli avversari prendono paura, come a Sant'Arcangelo, quelli che non sono più saliti, come oggi che si sono messi tutti dietro. Sicuramente abbiamo un reparto molto, molto completo. Tu come la vedi? Striscia di risultati utili consecutive, 7-8 partite consecutive, o vittoria che non arriva da 5 per dire? Ma è normale che dopo un po' di pareggi serve una vittoria, perché no? Perché a volte magari è meglio perdere e vincere che pareggiarne 4-5 di fila, però noi ci abbiamo sempre provato, penso che comunque il pubblico sia soddisfatto della prestazione, perché al primo tempo abbiamo dato l'anima anche nelle ultime partite, però a volte magari nel calcio ci vuole anche un po' di fortuna e di episodi a favore. Ultima domanda, a Teramo, una squadra che ha perso oggi il 92esimo contro voi, che avete pareggiato la decisione? Ma io sì, preferisco se vincevano, perché sai, comunque ora saranno incassati i neri, quindi è peggio per noi, capito? Quindi sicuramente questo pareggio all'ultimo minuto ci favorisce a livello mentale, quindi andremo per fare una battaglia, perché per loro si giocano la salvezza, sarà una guerra, ma noi siamo pronti a battagliare.